Kickboxing e box ad alti livelli a Subiano al Palazzetto, una serata che non ha tradito le attese, organizzata dal team Iacchini Fit and Fight e Fight Gym di Arezzo. Davanti a un pubblico numeroso si sono affrontati validi professionisti della kickbox, dando vita a un esaltante spettacolo pugilistico in attesa dell'evento di Orlando Fiordigiglio, campione italiano dell'Unione Europea Super Welter, che aveva incrociato i guantoni con Matteo Signani, campione italiano e intercontinentale dei pesi medi. Incontro amichevole, ma che ha messo in evidenza due atleti dalla raffinata sagacia tecnica, rapidità nei movimenti e tenuta a distanza, limitata nella potenza dei colpi per la finalità dell'incontro. Un allenamento importante per il campione retino in vista dell'incontro di luglio contro Carmelito De Jesus, che in caso di vittoria lo proietterebbe al titolo mondiale. Questa sera il campione Iacchini, che è riuscito a organizzare una gran cosa a Subiano, non è facile organizzare ai tempi d'oggi, e mi ha dato la possibilità di fare questa esibizione e speravo di riuscire a combattere, ma la federazione americana, l'IBF, sono sfidanti a titolo, non mi ha dato nulla osso per combattere, quindi l'abbiamo rigirata in un'esibizione. Comunque va bene uguale, insomma, l'importante è stare sul ring e stare con la mia gente. Quando il combattimento europeo? È un combattimento europeo molto probabilmente a fine anno, però il 16 di luglio farò un importante titolo intercontinentale IBF, mi permetterebbe di fare la scalata in classifica, quindi vorrebbe dire sono già tra i primi al mondo in questa sigla, però in questo modo mi permetterebbe di diventare uno degli sfidanti al titolo, quindi la cosa è piuttosto importante. L'evento clou invece della kickboxing non ha deluso le attese tra il campione Iacchini Sokol contro Andrea Bisogni, che ha retto solo due riprese all'evidente superiorità stilistica e potenza del naturalizzato aretino da oltre 15 anni residente nel nostro territorio. Ed ora si può combattere tranquillamente per il campionato mondiale, Nicol? No, se riesco no, per il mondiale è un pochino troppo avanti, voglio difendere solo l'europeo e voglio chiudere la mia carriera con questo. Mi voglio dedicare ai miei allievi in tutto e per tutto, a 360 gradi. Devo solo ringraziare comunque sia il mio maestro, che mi ha seguito da quando ho 15 anni, che mi ha portato fin qui. È la stessa cosa che penso io, me lo consiglio anche lui, di dedicarmi agli allievi, visto che ho preso quella strada lì come lavoro.